Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Cosacchi 3, è un gioco, una remastered del vecchio Cosacchi. Chi ha giocato a Cosacchi sa di cosa sto parlando. È un RTS tradotto da Knightfix, che è stato fatto da una casa ucraina, la GSC o come si chiamava, no, non mi ricordo. In poche parole, è uno di quei vecchi giochi che negli anni 2000 proprio spopolava in tutto il mondo, cioè proprio milioni di giocatori che erano affascinati da questo fantastico gioco. Ma sono rimasto anche io. Quindi, iniziamo con il primo tutorial. Tutorial di pace, tra virgolette, quindi di costruzioni, di aggiornamenti, di costruire città. È in italiano? No, sto traducendo in italiano. Io ho la Deluxe Edition. Devo dire la verità, i due DLC che hanno fatto sono molto importanti perché aggiungono alcune nazioni che c'erano anche su Cosacchi 3. Devono migliorare l'editor, devono migliorare qualche lag, perché a volte lag in modo proprio inusuale. Comunque, siamo qui, pronti? Iniziamo. Come potete vedere, mio re, ci siamo quasi. Una città nella quale impareremo qua ad essere, come dire, a gestire è vicine, quindi non sprechiamo tempo e andiamo. Come potete vedere, Svezia e Briganti. Ah, molto bene, quindi noi siamo la Svezia. Interessante. Buongiorno, sono Messa, siamo qui per scontare la nostra cittadina. Ora ha bisogno di un seguito, vabbè, adeguato. Siamo onorati di farne parte. Ah, ok, bene. Poi abbiamo due picchieri che possiamo fare così. Unità come guardia. Chiamo come guardia il generale. Quando il generale cammina, anche i due picchieri lo seguono. Allora, salve, sono Messa, sono onorati di darti benvenuti nelle nostre terre. Poche parole. Qua non si produce niente perché la popolazione, come dire, è pigra. E anche perché la terra non è fiorente e quindi non produce. E quindi in inverno non si fa niente, quindi qua in inverno proprio muri di fame. I soldati non sanno mangiare in linea, non sanno maneggiare la picca, quindi i picchieri, ma se qua ci sono solo fucilieri. Vabbè, vabbè. Proprio qua si dice che c'è. Noi siamo i re, no? E quindi. Qua ti viene detto che purtroppo queste terre proprio in un bruttissimo stato per colpa di questo governatore, che è stato un terribile errore nominarlo governatore, quindi deve essere sollevato da un incarico. E quindi ora che si fa? Bisogna giustiziare questa persona oppure mandarla a casa per gestire la propria terra? Quindi io dico di mandare a casa questo imbecille, come ha detto lui. Ok, ecco qua le nostre unità. Bene, molto bene. I contadini sono con noi. In poche parole, adesso dobbiamo costruire un mulino perché il cibo è una delle risorse più importanti. Giustamente, giustamente. Quindi bisogna costruire un mulino esattamente lì. Molto bene. Il massimo sono 10 10 contadini. Ok, bene, bene. Ok, costruiamo il mulino. Il mulino è una fonte di cibo essenziale, a parte la pesca, però qui avverrà un po' più tardi. Ok, il mulino è attivo e il campo è piantato, ma bisogna solo aspettare. Ora dobbiamo costruire un magazzino per il legno e per la pietra. Molto bene. Il legno e la pietra servono, proprio sono gli elementi essenziali. Il legno e la pietra servono anche per, nel caso tu vuoi costruire delle mura, no? La palizzata ovviamente deve essere fatta della manutenzione, quindi bisogna, per mantenere la palizzata bisogna avere molto legno. Stesso fatto per le mura di pietra, che bisogna avere molta pietra. Ora ci mancano oro, ferro e carbone. Interessante, bene, bene, molto bene. Poco poi ha detto che se non abbiamo oro non posso fare i potenziamenti, non possiamo pagare i mercenari. Se non abbiamo il carbone, i fucili non serviranno a niente. Quindi, aspetta, facciamo. E i minieri di ferro servono sia per i potenziamenti e sia per, come dire, cioè addestrare i nostri uomini. Ecco. Ok, con il ferro le cose andranno leggermente bene, secondo me. Bene, adesso abbiamo risorse a sufficienza per sviluppare una città. Bisogna creare 36 picchieri, molto bene. Perché 36? Perché con 36 picchieri puoi fare una formazione in questo gioco. Prima era, aspetta, prima era 15, 15
15:30, 90 e 120. Poi è cambiato in 15:36, 72 e 136, 172. E però quello era per i cavalli. Come per i cavalli era 40, 90 oppure 80 e 120. Poi per i moschettieri era 15, 30, 90 e 120. Al momento i soldati sembrano una banda di fuori legge. E poi diventano per esercito, bisogna combinare i reggimenti. I numeri che ho detto prima non erano i numeri del lotto, delle scommesse, ma erano i numeri di quanti uomini ci sono al reggimento. Per creare un reggimento servono ovviamente gli uomini, un tamburino e un ufficiale. Quindi, come potete vedere, ecco qua, c'è l'ufficiale, c'è il tamburino, si fa una formazione. E poi c'è la formazione, possiamo premere qua il tasto congedare. E ci servono più abitazioni, quindi serve un riparo. Ok, quindi costruiamo esattamente qui due case. Ovviamente più case costruisci, cioè più edifici costruisci, più sei il livello di quanto devi spendere per costruirla. Ad esempio prima era 50, cioè prima era 52, ma è 56, vedete? Prima era 52, ora è 56. A volte non possono produrre delle risorse perché a volte non, il terreno non ne dispone, quindi al mercato possiamo acquistare e vendere alcune risorse, però i prezzi vendono non sono fissi e più vendi una certa risorsa più il prezzo si abbassa, come giustamente ha detto, oppure potrebbe essere il contrario. Ecco, ad esempio, vedete, io do 10 di grano e quindi mi danno 3 di legna, se me ne danno 2 perché io sto usando sempre la stessa risorsa. Anche come potete notare possiamo costruire un mercato e come potete vedere finalmente il cantiere navale, quindi non perdiamo tempo. Ok, siamo pronti, abbiamo completato il nostro porto, come potete ben vedere. Le navi da pesca raccolgono il cibo e ha perfettamente ragione. Abbiamo proprio sfruttato appieno questa terra e quindi ora dobbiamo passare, di nuovo dobbiamo migliorare le ferrovie. Ogni volta che tu migliori le ferrovie puoi aggiungere più... come posso dire, puoi aggiungere più unità, in questo caso è più 5, poi ovviamente ha più 8, più 16, più 20, dipende. Ora però dobbiamo passare la produzione intensiva di cibo. Ah, in poche parole, invece di fare un altro mulino possiamo andare nella miniera, nella fucina, nella fabbro, e fare questo qua, produrre attrezzi agricoli, e quindi la capacità dei campi migliora del 100%, quindi più 100%, molto bene. E per questo qua cos'è? Migliora l'impiego dei campi di grano, in poche parole la raccolta del grano aumenta del 140%, ed è una cosa molto importante. Ah, adesso dobbiamo ricercare anche gli aggiornamenti, adesso vi spiego a cosa servono questi aggiornamenti, ecco, tra virgolette. Ogni unità, cavalli o picchieri o moschettini, ha un proprio aggiornamento di attacco e di difesa a seconda dell'unità. I picchieri aumentano le armi bianche ogni volta più 1, più 2, più 3, più 4 e così via. E anche la stessa cosa con la difesa. I moschettini aumentano il tiro, la frequenza di tiro attraverso l'accademia oppure attraverso la fucina, oppure attraverso che ne so, oppure la difesa. In questo caso facciamo questo miglioramento di armi bianche. Non possiamo reclutare nessuno, cioè come uomini. Ecco qua le nostre banche da pesca. Ora dobbiamo, abbiamo usato anche qua le navi da pesca. Ora l'unica cosa che possiamo fare, a parte finire questa ultima barca, è di costruirci un traghetto e di andarcene tutti felici e non contenti qui. Però questi due, per me è il tasto canci, però puoi uccidere alcune unità, però in questo caso no, non so perché. Vabbè, stiamo costruendo il nostro traghetto. Fate sempre attenzione al traghetto, perché il traghetto potrebbe distruggere le vostre barche, sì, purtroppo sì. Ma non solo, il traghetto, anche altre navi più grandi possono distruggere le barche da pesca, purtroppo sì. A meno su Kosaki o di prima sì, adesso non lo so. Quindi, il traghetto è pronto per il viaggio. Qui invece dice che bisogna notare come alcuni edifici si possono costruire a seconda degli edifici che prima. Ad esempio,
se tu vuoi avere tutti gli edifici disponibili devi costruire un municipio, se tu vuoi nel palizzato nel muro devi costruire prima un magazzino, se vuoi una caserma, una stalla devi costruire prima una fucina, se vuoi poi un'accademia devi costruire prima degli edifici unitari, se vuoi porto devi costruire prima il mercato, insomma se perdi una fucina, una caserma sarà sempre lì, però non puoi addestrare gli uomini, questa è l'unica cosa un po' alla bastarda che hanno aggiunto, perché prima con quell'altro cosacchi se veniva distrutta la fucina potevi ancora reclutare uomini, in questo caso invece no. Bene, bene, ma cioè, no, benissimo, mi dovrei suonare un allarme. Quale allarme dovrei suonare? Poi cosa dovrei fare visto che se i briganti sono qui, no? Per chi mi dovrei occupare di... ok, manteniamo la posizione, vediamo un po'. Allora, puntiamo questi picchieri avanti. Adesso li puntiamo indietro. Vediamo se non si muovono. Ah, bene, bene. Come sospettavo, fermi. C'è una cosa che non hanno detto. Come vedete qua sotto c'è una barra di sotto di mantenere la posizione. A cosa serve? È molto semplice. In poche parole, quando come posso dire, quando mantengono la posizione una formazione di picchieri ma anche di moschettieri, migliora di più 10 in attacco, anche se qua non si vede perché non c'è mai scritto, migliora di più 10 in attacco e più 10 in difesa, e quindi saranno molto più potenti rispetto alla posizione normale, insomma, come potete vedere, ecco, vedete? Prima era più 10, poi hanno aggiunto di poco. Guardate, vedete come sono potenti? Questa è un'ottima cosa. Però non c'è tema adesso delle formazioni, bisogna attaccare immediatamente. Alcuni edifici come miniere, municipio, fabbro, case e magazzini possono essere conquistati dai nemici. La differenza è che le miniere possono esplodere, da un momento all'altro così esplodere e fanno una warp barrier. Ah sì, questo è quello che avevo detto prima io, in poche parole che se tu vuoi i mercenari devi pagare con oro, se non è abbastanza oro ti tradiscono e ti cadono su il villaggio e quindi cominciano a combattere contro di noi. Iniziamo, facciamo qua il nostro municipio, mettiamo i moschettieri qua in posizione, allora mettiamo fanteria qui. Mantenete la posizione. Questi 5 vanno qua a difendere. Anzi no, voi mettete dietro front. Bene. Allora stiamo costruendo quindi la nostra nuova colonia, insomma, chiamandola così. Quindi qua costruiamo una caserma. Quindi adesso più 8 uni, più 16 contadini e così via. Come potete vedere qua c'è uno che sta prendendo oro. Sì, adesso chiamo i mercenari, no? Ovviamente i mercenari costano oro, costano molto oro e li devi anche mantenere. Prendiamone, che ne so, 36? Ma sì, dai. Cioè, facciamone 36. Ok. In questo caso gli arcieri sono quelli che costano di meno e sono anche abbastanza buoni. Anche se sei turco oppure fai parte della fazione dell'Angeria, ci sono gratis, cioè nel senso che non devi sprecare oro. Più arcieri hai, più oro paghi, e se non hai oro ti fanno il culo. Ecco, l'ho detto proprio diretto. Molto bene, anche qui il porto è pronto. E qua facciamo una miniera di carbone. Molto bene. Qualche arciere dai fuoco alla caserma nemico. Abbiamo assoldato gli arcieri, abbiamo anche un piccolo esercito, quindi possiamo anche avanzare. Venirci contro noi, di solito ogni nazione ci, quando ci deve attaccare, ci manda sempre picchieri e arcieri. Poi si fanno come dire un upgrade e vengono con i moschettieri, con i cavalieri e con i cannoni, quindi man mano si adattano
e ci attaccano con unità sempre più forti. Quindi dobbiamo creare un esercito sempre più forte. Attacchiamomi. Qualche uomo, siamo, ah, che abbiamo perso qualche uomo, è inevitabile. Ok, mettiamoci a distanza sicura. Più o meno è questa. Come incinare ci hanno dato un piccolo contributo questa volta. Ok, diamo fuoco a questo. Bene. Molto bene, possiamo tornare. Cioè, possiamo andare indietro. E tornare vicino a una colonia qua. Ah, ok. Adesso che la fama delle truppe nemiche non sono più una minaccia, adesso dobbiamo passare agli aggiornamenti, alle tecnologie, e qui dobbiamo costruire un'accademia. Prendiamo 5 contadini. Spero che questo tutorial non vi sia troppo noioso, spero che vi piaccia questo gioco. Se vi piace ditemelo, che proviamo a fare una mappa in cui noi saremo, se non sbaglio, ucraini, in un DLC. Spero che vi piaccia questo gioco, perché è fatto bene, anche se è uscito da poco tempo, insomma. Però se devo essere onesto, lo stanno facendo veramente bene. Prima però laggavo un po', adesso lo hanno migliorato, questa è una cosa molto importante da dire. Io, come ho detto prima, ho comprato un DLC, quindi ho già tutto quello che uscirà, insomma. Avendo costruito tutti gli edifici necessari, puoi avanzare al XVIII secolo. E che aprirà nuove opportunità, soprattutto una nuova caserma che uscirà qui, e ancora avremo più unità. Abbiamo imparato molto. Quindi adesso sappiamo come produrre risorse, come costruire città, creare eserciti, come proteggere i nostri edifici. E adesso dobbiamo, ah no, adesso non dobbiamo fare più niente perché il gioco è finito. È anche una mappa abbastanza bella, devo dire la verità. Il prossimo video sarà su un tutorial sulla guerra. Spero che questo tutorial e questo video vi siano piaciuti. Nel caso vi siano piaciuti, mettete un mi piace, commentate, ditemi se vi piace questo gioco e se ne vale la pena di portarlo. Fortunatamente funziona con OBS, quindi non c'è nessun problema. Grazie per aver visto questo video e niente, ciao ragazzi.